stato un po' difficile. Non sapevamo più come fare per stare insieme, perché ci potevamo vedere ma sempre di nascosto, una volta ogni un bel po' di tempo, e quindi siamo scappati e siamo stati insieme, stiamo insieme. Questa non è una coppia come tante altre. Fabrizio è italiano doc, 28 anni, fa il cameriere, ha conosciuto tramite amici Pamela, 19 anni, rom, e se n'è innamorato. È stato difficile stare insieme all'inizio, sì, perché nessuno delle nostre famiglie voleva. Mi hanno detto: come una zingara, ti stai con una zingara. Pregiudizi, luoghi comuni, ma non solo da parte della famiglia italiana. Pamela è dovuta addirittura scappare di casa per la contrarietà dei suoi parenti. La loro paura era: chissà come ti tratterà, chissà com'è, che fa. Pure che vedono in TV, gli viene quel raptus, ammazza la moglie. Ma poi noi quando ci sposiamo siamo tutti uniti nella nostra famiglia, ci vediamo spesso. Ora sono riusciti a crearsi un loro equilibrio e le famiglie di entrambi lo hanno accettato. Vivono in questa casa da quasi un anno. Una vita molto diversa per Pamela, cresciuta in una sorta di villaggio con case prefabbricate e roulotte sul terreno di un suo parente. E all'improvviso mi sono ritrovata magari da sola, io e lui, è tutta un'altra cosa. Perché lì magari ti metti sul divano, viene tua cugina, ti parla, dopo un po' viene tuo zio, dopo un po' nonna, è tutta un'altra cosa. I primi anni di vita Pamela li ha trascorsi in un campo e ancora oggi va a trovare amici e conoscenti. Stanno in dei container piccolissimi con 10-15 persone dentro, che ci stanno due stanze. Poi esce fuori da quel container, immondizia, ci stanno fogne otturate, topi. Io non so ancora come la gente faccia a vivere lì nel 2017, come non si possono prendere delle malattie, ma proprio gravi. Tutti vorrebbero una casa, dice, e spera che l'idea della RAG e del bonus si concretizzi. E le famiglie magari a volte sono anche abituate, come la prenderanno? Sì, ma guarda, secondo me anche un animale che è sempre vissuto in un campo, nella sporcizia con i topi e con la puzza che viene di qua e di là, e in un container che non ti puoi muovere, che vedi i tuoi figli magari dormire per terra, tutti lo direbbero: voglio casa, finalmente mi danno casa.